gioiasport.com, il blog con tutto lo sport della tua città. Di superare l'avversario. Sono la Crinite che si incugna in aria, ancora Carbone, non c'è fuori gioco a Carbone, parte il cross, la respinta e l'angolo a favore del Roccella. In vita, messo giù, si prosegue ancora Crinite che si incugna in aria, lancio all'indietro, fuori misura perché c'era Carbone appostato. Criniti prova a far tutto da solo, Criniti in mezzo a due, prova a saltarli, Criniti però ce l'ha sul sinistro, il gol! Coris! Coris! Ma magia di Criniti! Magia di Criniti e splendida l'invenzione di testa di Coris! Parte il lancio di D'Angelo all'indirizzo, attenzione all'appoggio netto sulle spalle, fate così. Calcio di punizione, stavolta sacrosanto, si infuria Cassaro, ma Pizzoleo si è appoggiato nettamente sulle spalle del diretto avversario, visione della partenza del tiro di punizione. Crucitti, parte il tiro e gol, una magia di Crucitti. No. Annullato, posizione di fuorigioco. No, a casa, forse era tutti espulsi. C'era un fuorigioco. Attenzione perché adesso animi caldi. Vista anche dalle nostre telecamere, parte il lancio in avanti. Attenzione, si divora un gol praticamente fatto. Intanto i due Crucitti sul pallone. E somma a poca distanza. Crucitti, parte il tiro e gol. Stavolta davvero il portiere ci ha messo del suo. Purtroppo Crucitti ha fatto la stessa giocata di poc'anzi, però questa volta il pallone era sulla traiettoria, sul lato del portiere. Criniti, punta l'uomo, non ce ne sono due davanti, ancora Criniti, il taglio per Coris nel rigore, Coris, pallone per Carbone, Cosoleto, la testa ancora a svettare, attenzione perché Zampaglione aveva sul piede giusto il pallone, ancora Carbone che punta verso l'aria, Carbone. Poi c'è il pallone a Maiese, gol! Il gol del Roccella, 2-1. Carbone ha messo Maiese in condizione di calciare, arriva il 2-1. È stata un'altra bella azione, un'impennata dei roccellesi con Carbone. Ancora Zampaglione, parte un altro cross dall'altra parte, a vuoto ancora il portiere roccellese, Nosa. Crucitti, parte il tiro, gol. 2-2. Davvero un portiere assolutamente insufficiente. È fatto così, Belcastro ha trovato una giornata sfortunata, due errori del portiere purtroppo permettono al Gioiese di pareggiare fino adesso la partita, peccato. Parte il tiro di punizione intanto ancora dentro l'area, attenzione perché stavolta Belcastro riesce a farla sua. Tutta la squadra praticamente in barriera, Saro. Condizione davvero anomala. Proverà il tiro a giro e stavolta è la barriera, respingere. Sotto l'aria del Roccella, parte il cross, Nosa di testa. E poi il pallone che non esce, l'abbraccio pericoloso in area di rigore. Pallone all'indietro, Calabrese, potrebbe partire il cross, Calabrese. La testa di Dorato, appena spizzicato il pallone. Titolare. Parte intanto il tiro piazzato. C'è D'Angelo di testa e poi il tocco invece è di Cassaro. Il ritardo anche stavolta Dorato, poi Calabrese aggancia un pallone in maniera magistrale, Coris. E poi c'è Nosa completamente libero, non viene servito. Nosa parte con la rovesciata verso il centro per Panuccio. Coris potrebbe provare l'impatto, Coris, parte il tiro deviato. Finisce qui.